oggi parliamo del sabato, lo Shabbat. Il Creatore, dopo 6 giorni della creazione, si riposò il settimo giorno e istituì il sabato per tutti come memoriale della creazione. Genesi 2, 1, 3. Il quarto comandamento dell'immutabile legge di Dio richiede l'osservanza di questo settimo giorno. Il sabato come giorno di riposo, di culto e di servizio in armonia con l'insegnamento e l'esempio di Gesù, Yeshua, che era ebreo, Signore del sabato. Il sabato è un giorno di culto e non sono finite, la sua parola non muta. Shabbat shalom a tutti.